Benvenuti in questa edizione quotidiana, vi restituiremo cronache, approfondimenti, reportage e interviste dalla più grande manifestazione italiana dedicata a questi temi. Allineare le politiche nazionali alle priorità europee, adottando una visione sistemica per cogliere questa occasione storica e portare l'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile. Così, nell'evento di apertura del Festival, insieme a imprese, istituzioni e società civile, l'ASVIS ribadisce la necessità di un cambio di rotta e mentalità. Il Recovery Fund non esiste. Si chiama Next Generation EU. E forse culturalmente abbiamo una resistenza nel nostro paese a usare queste parole perché ci aiutano a capire che questo investimento è per il futuro, non solo per il presente. Il piano per la ripresa e la resilienza deve dunque integrare i fondi del Next Generation EU e quelli del bilancio ordinario in un progetto trasformativo del sistema socio-economico in linea con l'Agenda 2030. Se la razionalità economica rimane quella dell'individualismo isolato, tutto ciò che ha a che fare con i beni collettivi e con il bene comune, tutto quello che riguarda la cooperazione, rimane sempre un'eccezione all'interno dei ragionamenti economici. Senza mai perdere di vista che le politiche e le strategie messe in atto oggi devono guardare a lungo periodo. La convinzione che i nostri modelli di sviluppo attuali non sono più adeguati per rispondere ai bisogni delle prossime generazioni. Non lo sono più in termini quantitativi, non lo sono più in termini qualitativi, non lo sono più perché si corre il rischio di continuare a guidare la macchina del nostro sviluppo guardando lo specchietto retrovisore. E i tempi sembrano maturi, se è vero, come ci dicono i sondaggi Ipsos, che per il 71% degli italiani il governo dovrà agire subito per combattere il cambiamento climatico o avrà fallito la sua missione. Che le buone pratiche non hanno colore politico quando stanno sul territorio e quindi di fronte all'oggettività delle cose positive, magari riusciamo per una volta a giocare in squadra. Mi piacerebbe che si sviluppasse un patriottismo verde, ecco. Un salone internazionale con le più avanzate tecnologie per la protezione del territorio. Una community tecnico-scientifica proveniente da tutto il mondo, interamente dedicata a bonifiche, tutela delle coste, dissesti idrogeologici, sismi, fenomeni legati alla crisi climatica. Fino a venerdì, a Ferrara, fiere e congressi, l'appuntamento è con REM Tech Expo. Grazie alla collaborazione di settore privato e pubblico, università e centri di ricerca, la settimana di appuntamenti sarà composta da interventi tecnici, tecnologici e scientifici, con un importante spazio dedicato all'attività di networking, tavoli di confronto, corsi di formazione. Questioni quali mitigazione e adattamento, social housing, bioedilizia e industria chimica verranno trattate partendo da soluzioni sistemiche, complesse e integrate. Ogni anno in Vietnam oltre 285 persone perdono la vita a causa di eventi meteorologici estremi, una tragedia che costa al paese 2 miliardi di dollari di danni. Secondo i dati di German Watch, negli ultimi 10 anni il paese del sud-est asiatico è stato uno dei 6 più colpiti da questi cataclismi naturali. Contro inondazioni, allagamenti e tornado, ad Hanoi, capitale del paese asiatico, è stato presentato il progetto di miglioramento del sistema di previsione per allerta alluvioni, realizzato grazie alla collaborazione dell'Ambasciata d'Italia in Vietnam, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e finanziato dal governo italiano. Il completo ammodernamento dei centri meteo nelle province più interessate a questi fenomeni dunque fornirà un supporto prezioso alla popolazione e per la messa in sicurezza dei territori più fragili. E ora alcuni dei prossimi appuntamenti. Alle 10.30 dal Macro di Roma l'evento nazionale dedicato a povertà e lotta alle disuguaglianze. Al centro del dibattito la voce delle giovani generazioni, veri attori del nostro futuro. Dall'Università di Bari, insieme a Confindustria Puglia, il webinar per cambiare il modo di ragionare, con un approccio multidisciplinare allo scopo di generare valore per tutti. A cura della FAO, il dibattito sulla sicurezza e lo spreco alimentare, la dieta mediterranea e il benessere legato a comportamenti corretti a partire dalla tavola.
dall'Università di Padova, un webinar per costruire una traiettoria inclusiva che ci aiuti a promuovere relazioni più attente a diritti umani, giustizia sociale e lotta alle discriminazioni. Alle 12 la prima puntata della serie a cura dell'ANSA. Nel dibattito il portavoce dell'ASVIS Enrico Giovannini e la vicepresidente della LUIS Paola Severino. Per la serie di interviste agli scrittori sull'Agenda 2030, Mario Tozzi sul Gol 14, Vita sott'acqua,